facciamo un video nell'ora più bella della giornata, il tramonto qui a Dubai. Adesso mi siedo e vi parlo. Allora, una delle cose, se non la cosa più importante a mio avviso, più della qualità e della validità di un protocollo, di un percorso di rimessa in forma, è il servizio clienti. Il signor Lamborghini, il titolare della rinomata e famosa casa automobilistica, in uno spot degli anni 70 diceva che tutti i proprietari di Lamborghini, in qualunque momento e in qualunque parte del mondo, avessero avuto un problema con l'automobile, sarebbero partiti da Modena dei meccanici con un aeroplano, avrebbero raggiunto il cliente e avrebbero risolto all'istante, diciamo all'istante, il problema occorso. In questo modo ha creato il mito della Lamborghini, cioè a prescindere dalla potenza, dalla bellezza o meno delle macchine, aveva lanciato questo concetto del servizio clienti, cioè che il proprietario di una Lamborghini non sarebbe mai stato da solo. In qualunque momento avesse avuto bisogno, ci sarebbe stato sempre qualcuno che sarebbe andato in suo soccorso. Bene, la stessa identica cosa succede con i miei clienti. È appena accaduto un siparietto con una mia cliente, la quale mi scrive un messaggio e mi chiede se il suo email inviato sabato scorso non fosse stato degno di una risposta, in quanto mi aveva scritto e non aveva ricevuto la mia risposta. La cosa mi sembrava troppo strana. Sono andato a controllare e mi sono scusato con la cliente per averle risposto via email, non via messaggio, con 4 minuti di ritardo. Email ricevuta alle 14.42, risposta alle 14.46. Capite che rispondere a un'email con 4 minuti di ritardo praticamente significa rispondere in tempo reale, ancor come aver ricevuto un messaggio su WhatsApp o quant'altro. Nonostante, io lo scrivo a chiare lettere che il sabato e la domenica non sono disponibile, anche perché siccome non ci sono Lamborghini ferme per strada, non sono un cardiochirurgo che deve urgentemente fare un trapianto di cuore, diciamo che se fare il digiuno intermittente saltando la cena o saltando la colazione, se mangiare un frutto o le mandorle, una persona potrebbe anche tranquillamente aspettare 24-48 ore per avere una risposta se ciò avviene durante il weekend. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che così come sono imbattibile nei risultati che faccio ottenere ai miei clienti, sono altrettanto imbattibile nell'assistenza. E questa è la chiave del successo del mio successo. Perché tutti i miei clienti hanno un livello di assistenza pazzesco. Ma perché io, nonostante mi scrivano il sabato e la domenica, non riesco a staccare, non riesco a leggere e non rispondere? Perché mi rendo conto che, soprattutto all'inizio, l'aspetto psicologico, l'ansia, la preoccupazione può giocare brutti scherzi e non essere sostenuti all'inizio potrebbe diventare motivo di abbandono. E siccome se dovesse succedere la vivrei come una sconfitta personale e io non amo perdere, per questa ragione io sono sempre presente. Non ve ne approfittate e comunque dal 14 di dicembre cambierà tutto. Vi aspetto alle 21. Ciao.